L'uomo è il vivente che ha la parola, dice Aristotele. Io voglio parlare proprio della parola. L'uomo è un essere parlante. Diceva anche Jacques Lacan, l'uomo è parlettere, parlessere. Che cosa significa parlare? Quando noi parliamo, che cosa diciamo? Noi dovremmo comunicare, cioè mettere in comunione, però a volte le parole feriscono, sottomettono, pongono dei confini. Dio, racconta la Bibbia, quando creò il mondo, mise ordine, mettere ordine. Parlare ha a che fare con il linguaggio. È interessante una espressione di Heidegger a proposito del linguaggio, che dice: il linguaggio non è semplicemente un mezzo di comunicazione che ci permette di interagire con gli altri, ma anche lo strumento con il quale la persona può manifestare se stessa e la propria interiorità. E dunque è un elemento fondante di ogni comunità e di ogni popolo, e la sua crisi coincide con quella di un'intera società. Nel linguaggio, quando noi parliamo, come parliamo e quando parliamo, che cos'è il linguaggio? È un ponte. Scrive il filosofo Vito Mancuso, tra un oggetto o una situazione che abbiamo davanti a noi o anche dentro di noi e un suono. È un suono che fuoriesce da noi e che lo nomina, e nominandolo si dà significato e rende chiaro alla mente. Noi siamo chiamati a generare significato. Pensate riguardo quando noi nominiamo delle cose o anche degli oggetti. Poi è più difficile quando si tratta di concetti, di oggetti concettuali, la politica, la giustizia, la pace, l'odio, il nemico, no? I sentimenti. E non sempre intendiamo le stesse cose. A volte il linguaggio più divide che unisce. L'uomo ha questo grande potere di nominare le cose, però attenzione, è un potere che bisogna però deve essere esperienziale, perché se non sappiamo generare significato, i discorsi che non hanno rapporto con la realtà dividono e uno non riesce a dare un rapporto oggettivo, una lettura, una interpretazione oggettiva con la realtà. Pensate alla parola vocabolo, no? Gettare, lanciare un suono, lanciare la voce. Noi come lanciamo il nostro suono, la nostra voce? Il mondo ci parla, la natura, l'uomo, ma riusciamo a capire il suono, il linguaggio, riusciamo ad esprimerci in modo per farci capire? Confucio scriveva che l'uomo nobile esamina se stesso. L'uomo ordinario esamina gli altri, un po' come diceva Gesù in Matteo 7,3: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non guardi la trave che è nel tuo? Cioè, attenzione quando noi parliamo, come giudichiamo, come interpretiamo, che a volte non abbiamo un rapporto con la realtà. A volte si parla soltanto per far rumore, per far scena, per mostrare la propria erudizione o per esaltare l'ego. Esaltare l'ego o per sottomettere, no? Che questo è triste, per dominare. Sono parole che feriscono, sono parole che colpiscono, oppure sono parole che creano comunicazione. E non comprendere, quando non si comprende la parola, il linguaggio, vuol dire che non siamo all'altezza della cultura. Il filosofo Georges Gusdorf scriveva che la parola è ciò che fa di noi esseri umani. Allora io mi domando, se l'uomo, l'essere parlante che parla, che nomina, è l'essere che è il sapiens, no? Che comunica, e il suo linguaggio come mai a volte è storpiato? È un linguaggio che non riesce a mettere in comune, a farsi capire.
perché manca anche un'etica della parola, una formazione alla parola, un'educazione alla parola. E voglio concludere sempre con una frase di Heidegger: il linguaggio è la casa dell'essere e nella sua dimora abita l'uomo.